Signora Micale, come legali di Speziale anche voi insomma chiedete la revisione del processo per il vostro figlio? Tramite, certo. Chiedete anche voi la revisione del processo? Sì, certo, quello che io, un appello che faccio, desidero questo, rifare un nuovo processo, la revisione del processo. Di farlo bene, un processo pulito voglio. Qui c'è in gioco la vita di mio figlio. Voglio le prove. Non si può condannare un ragazzo, 11 anni, una pena gravissima, non accettabile. E allora, se gli danno l'ergastolo che fa? Una si sta zitta, mio figlio si passa la vita in carcere. No, non si merita questo. Voglio giustizia. Devo fare la revisione del processo. Guardare bene tutte queste procedure, perché è andata malissimo. Non l'accetto. Signora Micale, se qualcuno quindi sa qualcosa, insomma, sì, che dica qualcosa. Io questo chiedo. Non è umano, sbagliare è umano, ma non è umano il suo comportamento, perché lo sanno che mio figlio è innocente e non ha ucciso nessuno. Che si facciano avanti e dire la verità, un processo, uno solo. Si presenta a dire la verità e salvare la vita di mio figlio, che sta soffrendo. Chi in particolare dovrebbe fare questo, signora? Io penso, allora, in particolare... Cioè, secondo me, io da autista sono i primi colleghi che erano presenti. Per me il vero processo, che non c'è stato mai in 5 anni, il vero processo è, per l'ispettore Raciti, i colleghi di Raciti che erano presenti con lui in quel momento, meglio di lui. È inutile che parla uno qualsiasi, perché dalla legge non viene accettato.